Brescia, un altro scontro diretto sul campo neutro di Catania, il mitico Cibali. Verona che inizia immediatamente alla grande, guardate Bonazzoli, il tiro! Andiamo! Emiliano Bonazzoli! Dopo una manciata di secondi, il Verona è già in vantaggio con Bonazzoli. Rivediamo, azione fotocopia della partita con il Brescia, e ancora Bonazzoli che va a segnare. Verona immediatamente in vantaggio, un vantaggio adesso da gestire bene. Attenzione alla reazione della regina all'ultima spiaggia. Azione in area di rigore, la deviazione di Oddo. E poi è ancora Verona, un pallone che arriva in area di rigore, messo fuori dalla lunga distanza. Ancora Oddo, il tiro che va fuori di poco. E poi ancora il Verona, qui c'è un salvataggio in angolo da parte di Stovini. Attenzione alla regina, il pallone in area di rigore, esce Ferron e para. Calcio di punizione, il Verona ancora in area, arriva Mazzola, questa volta la conclusione va alta sopra la traversa della porta difesa da Taibi. Si alza mister Perotti a dare indicazioni ai suoi ragazzi. Attenzione, qui c'è Possanzini, il tiro di Possanzini. Ferron c'è sicuro su questa palla. Ancora Verona, un calcio di punizione di Italiano alto sulla traversa. Attenzione a Cozza dalla destra, il traversone in area, salta Possanzini, poi c'è la parata. E qui è ancora la regina che si fa pericolosa, area di rigore, Bogdani, Ferron bravissimo ad uscire sui piedi del giocatore albanese e a parare in questa maniera. Ferron che rimane contuso, poi tutto bene, si rialzerà. Attenzione a Gilardino, siamo sul finire del primo tempo, area di rigore o no questo fallo, rivediamo, forse sì, forse no, il signor De Santis di Tivoli fa proseguire. Termina qui il primo tempo, secondo che si apre con una sostituzione in casa della regina, entra Marazzina, ma c'è anche Salvetti nelle file per la Verona, subito si fa vedere Salvetti messo sulla fascia destra. Ancora il Verona, grande azione, il tiro di Martino Melis va fuori di pochissimo, rivediamo, Melis fuori. Allora è la regina che cerca di reagire, c'è un'azione incredibile, l'area di rigore, Cozza! E la regina sfiora il pareggio clamoroso con Cozza che tira fuori. E allora ancora regina, un altro tiro di Mamede, c'è Adailton pronto nella panchina della Verona. E guardate la grinta di Bonazzoli che va a litigare con lo Shadowgun, si prende anche un cartellino giallo. Ancora la regina, attenzione a questo tiro di Possanzini, para Ferron, all'occasione è del Verona, Giuseppe Colucci, miracolo di Taibi, sbaglia anche Colucci, rivediamo Giuseppe Colucci, la parata di Ferron, Martino Melis sulla fascia, attenzione ad Hilton, non ci arriva, si rifugia in angolo la regina, poi Possanzini in area di rigore, Marazzina, palla deviata, ancora la regina, continua l'assedio, siamo nei minuti finali, ancora la regina, attenzione in area di rigore, un tiro di Cozza, ancora lui e la palla ancora fuori, non è finita, ancora regina, area di rigore Verona, ancora una girata di Marazzina, la parata di Ferron, attenzione però Salvetti, il suo passaggio in volo. Attenzione, ancora Melis, in area di rigore il tiro, sul primo palo, para Taibi senza difficoltà, si fa vedere Verona con questi colpi, guardate la preziosità del brasiliano Adailton, la rivediamo perché merita, poi c'è stato un calcio di punizione, non scoppato da Verona, ancora Salvetti, grande, con Oshadogan in calcio d'angolo, regina in avanti, Marcina! Sulla traversa, rivediamo ancora da questa angolazione la traversa di Marazzina, ma il Verona risponde, Salvetti, attenzione, carica sinistra, Taibi, miracolo, rivediamo, bravissimo Salvetti, ha tentato di pescare fuori dai pali, Taibi, e qui c'è Possanzini, scambio di recupero, serve 1-0 per il Verona, c'è davvero a tenere il fiato sospeso, Taibi si porta in avanti su questo calcio di punizione, e Stovini però a gelare il Verona ormai a una manciata di secondi dalla fine, rivediamo ancora l'ingenuità difensiva del Verona, il signor De Santis.